L'ascensore, nelle parole di Teresa di Lisieux, che sono le braccia di Gesù. E l'ascensore è l'immagine che ci richiama alla piccola via. Notate che mentre stiamo parlando di Teresa di Lisieux, e non sempre noi diciamo la preghiera è questo, la preghiera è quest'altro, perché tutto è preghiera nella vita di Teresa di Lisieux. La sua vita è una preghiera vivente. E questo desiderio di diventare santa è animato. Questo desiderio è animato dalla preghiera, questo desiderio è animato dal dialogo con il Signore. Se voi leggete Storia di un'anima, per citare solo Storia di un'anima, ma potrei citare Gli ultimi colloqui, bene, e di tanto in tanto Teresa, mentre parla, scrive sempre mio Dio, mio Gesù, mio Signore, proprio perché la preghiera non è una recita, un ripetere delle formule, no, la preghiera è un colloquio, la preghiera è un vivere in Dio, è un vivere per Dio, è un vivere soltanto grazie a Dio. Bene, quando lei descrive questa piccola via, questa capacità di lasciarci prendere dalle braccia di Gesù, dall'ascensore di Teresa di Lisieux, qualcuno le chiede, dice, ma cos'è questa nuova via di cui tu parli? Sentite Teresina come risponde. Dice, la via dell'infanzia spirituale. Infanzia, non maturità spirituale. La via dell'infanzia spirituale. È il cammino della confiance. La confiance in francese vuol dire della fiducia, dell'abbandono. È il cammino della confiance e del totale abbandono. Bene, quando lei parla di confiance, di totale abbandono, lei sa bene che nella sua vita non mancano manchevolezze, non mancano colpe, non mancano peccati. E lei lo dice con un candore unico, sorprendente. E a un certo punto scrive sempre in Storia di un'anima queste parole. Sono ancora debole e imperfetta. Tuttavia nutro sempre la stessa audace fiducia di diventare una grande santa, poiché non conto sui miei meriti, non avendone alcuno. Attenzione, non conto sui miei meriti, non avendone alcuno. È solo lui che accontentandosi dei miei deboli sforzi mi eleverà fino a sé e coprendomi dei suoi meriti infiniti mi farà santa. Ecco che qui Teresa di Lisieux sgombra il campo da eventuali idee pelagiane che vedono la santità come il frutto dell'impegno dell'uomo o della donna. Certamente ci deve essere il nostro impegno, ma il vero motivo della santità è che Dio ci rende santi al di là di tutte le nostre colpe, di tutte le nostre debolezze, ma ci copre, come dice Santa Teresa, dei suoi meriti infiniti. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, detto al cuore. Ciao a tutti!